ragazzi, benvenuti. Come promesso, vi faccio vedere in anteprima due cose che aspettavo da tanto tempo che mi arrivassero. Allora, la prima è questa qui. Un americano alla corte di Re Artù. Sono una serie di romanzi che fanno parte della collezione, insomma, dei racconti del fantastico, insomma. Che esco in edicola, questo qua dovrebbe essere circa il terzo che prendo, dovete controllare. Pare che sono tre i romanzi che ho preso. E l'avevo messo in lista da tantissimo tempo, perché un americano alla corte di Re Artù mi ha sempre incuriosito. Mark Twain è uno dei miei autori preferiti, sicuramente lo conoscerete, tutti conoscono Huckleberry Finn, anche perché quando eravamo piccoli vedevamo un cartone animato. E quindi ragazzi, io direi di andarlo ad aprire e vediamo un pochino come si presenta anche all'interno. Innanzitutto devo dire veramente la copertina mi è piaciuta tantissimo. Gli altri che avevo erano sul verde e quindi pensavo fossero tutti quanti della stessa fattura. Invece questo si presenta con questo colore granata, direi vinaccio, insomma, veramente veramente bello. Guardate anche qua la costina laterale, come è ben curata. Un americano alla corte del Re Artù, Mark Twain, The Classics Collection. E poi il retro. Vediamo com'è un attimo l'interno, perché lo apriamo insieme. Ci sono anche delle immagini, delle rappresentazioni, delle raffigurazioni, insomma, simpatico. Devo dire che comunque sì, anche gli altri che ho sono assolutamente ben fatti all'interno. Sì, una bellissima edizione. E quanto è costato, ragazzi? Perché andiamo qua quando c'è scritto 11,99 euro. La collezione era composta da 70 uscite, insomma, siamo veramente verso la fine, credo che stiano finendo, non so quanto tempo fa è partita, però considerate, credo che siano un'uscita la settimana di questi romanzi, quindi ormai siamo arrivati, e se non sbaglio dovrebbe essere o la 63esima o la 64esima uscita, sono 70, quindi si stanno per concludere. Io avevo dato un'occhiata alle uscite e questa qua avevo detto al mio edicolante di mettermela da parte. E perché lo aspettavo così tanto questo romanzo? Perché mi incuriosiva tantissimo. Un romanzo risalente ai fini dell'Ottocento, sicuramente, dato che l'autore è di quel periodo. E c'è un americano che viene trasportato, non so come perché non l'ho letto, alla corte di Re Artù. Quindi ragazzi, siamo intorno, insomma, ai 550, insomma, qualche o giù di lì, il periodo dovrebbe essere quello. E quindi questo americano si trova praticamente spaesato, però ha un vantaggio, conosce tutta la tecnologia del futuro. E quindi, come diceva Arthur C. Clarke, ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia, e lui si troverà appunto a essere considerato un mago per il periodo che è, tutti quanti andranno da lui e lui avrà una grande, diciamo, come dire, una grande rappresentanza, perché tutti quanti restano sbalorditi dalle sue conoscenze, ecco. E questa qua è una cosa che mi incuriosisce parecchio, quindi lo mettiamo in scaletta e quando lo leggerò poi vi farò una recensione con i voti e vi dicendo. L'altro invece, volumone, questo qua è un vero gigante, pazzesco, infatti io non so dove metterlo perché è veramente immenso, è i grandi classici a fumetti Marvel, lo faccio vedere, ora magari giriamo la telecamera e vi faccio vedere anche l'interno. Questo ha il prezzo di 95 euro. Vedete, ci sono tutte queste storie all'interno che troviamo. Io ci ho pensato tantissimo, devo dire la verità. Non sapevo, avevo maturato nella mia fumetteria uno sconto del 20%. E di solito lo sfrutto per recuperare grandi serie oppure un omnibus, ecco, diciamo così. Ero veramente indeciso su queste storie, ve le faccio, guarda, magari ci addentriamo dentro su queste storie, perché sinceramente non avevo trovato nessuna recensione, non sapevo come fossero queste storie. Poi effettivamente io in realtà l'avevo già preso, quindi però poi mi ha fatto piacere che gli amici di Tavola Calda, Nicola, Mauro e vi dicendo, allora avevano fatto effettivamente un video
e in cui ho fatto un post a cui vi rimando. E vi consiglio anche di iscrivervi al loro canale perché sono preparatissimi, simpaticissimi e devo dire che fanno dei video veramente montati molto bene, quindi ragazzi meriterebbero molto molto di più come diciamo come iscritti, quindi correte, andatevi a iscrivervi al loro canale. Allora ragazzi, queste sono delle storie che se non vado errato dovrebbero risalire agli anni 70 in cui la Marvel fece uscire, no? Qui non ci sono supereroi. D'accordo? Quindi qua vengono proprio narrate le vicende dei grandi classici e sono fatte a fumetto. Io non so effettivamente cosa c'è all'interno. So che ho visto il video, naturalmente di tavola calda, però l'ho ascoltato con un orecchio sì e uno no, perché effettivamente non volevo rovinarmi il piacere della scoperta. Adesso quindi lo apriamo, lo spacchettiamo insieme. Quindi, come vi dicevo, invece di 95 euro mi è venuto 76, ragazzi, 19 euro risparmiati col 20%. E vediamo adesso com'è all'interno, come si apre. Insomma, innanzitutto qua si presenta, diciamo via tutta questa cartaccia, via. Come si presenta? Allora c'è naturalmente una sovraccoperta, la possiamo anche togliere, così la vediamo nella sua interezza. Ecco qua, questa qua la togliamo. E quindi questo è senza sovracoperta, quindi mantiene sempre la costina laterale con la scritta Marvel e tutto il resto. Va bene ragazzi, allora adesso cambiamo visuale e così vi faccio vedere l'interno com'è. Allora ragazzi, nel frattempo ho visto quante pagine sono. Sono 1250 pagine di fumetto, più alcune tavole finali, dove ci sono degli schizzi. Allora, vediamo come si presenta. Lo sto vedendo per la prima volta insieme a voi. Quindi, grandi classici a fumetti Marvel. E qua c'è il sommario. Quindi, vediamo un po' che storie, cosa c'è scritto qua. Qua ci sono tutti gli autori, e i disegnatori, naturalmente, chi l'ha colorato, chi l'ha adattato, le copertine. Insomma, vedete che ci sono grandi nomi come John Buscema. Vediamo fra gli autori. C'è Chris Claremont. Insomma, li vedete tutti quanti qui. Allora, vediamo un po' di quelli che io sapevo. Allora, l'ultimo dei Moicani, cerchiamo di evitare anche un po' di riflesso. L'ultimo dei Moicani, La guerra dei mondi, questa qua di H.G. Wells. L'ultimo dei Moicani di James Fenimore Cooper. Se non vado errato, qua vado un pochino a memoria. L'isola del tesoro invece di Stevenson. Ivanhoe di Walter Scott, Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, L'Odissea, vabbè, di Omero, Robinson Crusoe e di Daniel Defoe, se non vado errato, Frankenstein di Mary Shelley, Padrone del Mondo, questo qua non mi sovviene, così come Alimento Divino, La Pietra di Luna, Lei, L'Uomo Invisibile. E questo qua invece dovrebbe essere sempre di H.G. Wells, se ricordo bene. L'Iliade, sempre di Omero. Il ragazzo rapito, Il pozzo e il pendolo, Il cuore rivelatore, Il barile di Amontillado, Il prigioniero di Zenda, Le mille e una notte, Alibaba e 40 ladroni, Aladino, Sinbad il marinaio, I primi uomini sulla luna, Zanna bianca, Il principe e il povero, Robin Hood, Alice nel paese delle meraviglie, Canto di Natale, questo qua di Charles Dickens. Ecco, questi qua sono. Quindi questi qua sono i grandi classici che ci sono qua all'interno. Vediamo come si presentano nei disegni. Allora, questo per esempio è l'ultimo dei Moicani, guardate qui. Ah, ecco, qua c'è un focus, quindi per ogni volta c'è un focus sull'autore. Quindi sta lì presente l'ultimo dei Moicani, James Fenimore Cooper. Qui c'è l'autore, quindi veramente ragazzi è fatto molto bene perché c'è un breve specchietto, diciamo così, sull'autore e poi si parte con la storia. Vediamo questa qua da chi è, eccola qua. La storia è di Doug Monk. Qua ci sono i disegni, comunque ragazzi, voglio dire, sono i classici disegni pieni di colori. Degli anni 70, e devo dire che mi sembra di ottima fattura. Andiamo un po' così,
a scorrere. Qui c'è Robinson Crusoe e quindi mi aspetto che qua ci sia anche, ecco qua, Daniel Defoe, l'autore, e poi qui c'è il fumetto. Quindi, grazie, devo dire che lo standard è certamente come disegni è medio-alto. Ecco, metto anche un pochino più lontano per far scorrere meglio le pagine. Mi sembrano veramente di ottima fattura, veramente belli. Poi naturalmente io, una volta che lo leggo, che leggerò tutto questo omnibus, vi dirò quali sono le storie che mi sono piaciute di più. Ah, qua è una bellissima immagine di Jules Verne, quindi... Ah, qua ci sono anche forse le copertine che uscivano un tempo. L'alimento divino. Ah, questo qua quindi è sempre di H.G. Wells. Su, non lo conoscevo, sinceramente. Quindi ancora racconti di... direi... che fra i grandi classici hanno certamente scelto anche quelli là che mi piacciono di più come autori. Poi devo dire la verità che opere come l'Iliade e l'Odissea non è che sono opere di... ah, qua c'è Mary Shelley, diciamo così, di facile lettura. Noi le studiamo a scuola, però poi effettivamente non credo che qualcuno si prenda l'Iliade o l'Odissea e se la legga a casa. Certamente ci sarà chi lo fa, però io sinceramente, avendo la possibilità di poterla leggere in fumetto, me la posso anche godere di più. Vediamo, andiamo verso la fine, così poi concludiamo. Ah, questa che storia è? Con questi tentacoli che si vedono qui, vediamo di che cosa si tratta. Bellissimo. Qua, capitolo 21, sono strutturate veramente in capitoli. Bene, frattempo le approfittate per vedere, godervi. Ecco qua, i primi uomini sulla luna. Quindi ancora H.G. Wells, devo dire che è fortemente rappresentato. Uno dei più grandi maestri del fantastico, autore che a me è sempre piaciuto. Io sono innamoratissimo della macchina del tempo, quindi... sono contento, insomma, che sia... ah, questa qua sicuramente Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi di Lewis Carroll. Vediamo, la cerchiamo all'inizio, vediamo. Ah, è proprio rappresentata come abbiamo visto anche nel cartone animato. Eccolo qua, Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, bellissimo. Quindi vi dicevo, alla fine ci sono anche questi schizzi, vediamo, ecco qua, alcune tavole in bianco e nero. Finale, insomma, veramente un omnibus che mi sembra fatto bene, insomma. Poi per il giudizio sulle storie, come vi dico, vi rimando a fine lettura, non so naturalmente quando ciò avverrà, perché adesso sono in lettura di altre cose, però è una promessa che vi faccio, prima o poi ve ne parlerò. Vabbè ragazzi, ci tenevo a condividere queste emozioni con voi e vi do appuntamento quindi al prossimo video con un'altra recensione scarsa. Ciao!